È accusato di violenza sessuale aggravata su 6 studentesse, il tecnico di laboratorio del Dipartimento di Biologia della Federico II, che ora si trova ai domiciliari. Slitta l'udienza in programma ieri, rinviata al prossimo 7 dicembre. Le difese di Borriello e Balsamo pronte a chiedere una calendarizzazione più serrata. Continua lo stato di blocco dell'attività degli uffici comunali a Torre del Greco, dovuto all'attacco hacker della notte scorsa, ai danni dell'ente ad opera di ignoti. Domani, nel decimo sabato di preparazione alla solennità dell'8 dicembre, sarà esposta nella navata centrale della Basilica la venerata immagine dell'Immacolata. Pulizia straordinaria questa mattina in zona mare, richiesta dall'associazione Sviluppo Aria Porto, in cantiere iniziative per le festività natalizie. Arrivano i provvedimenti della Questura di Napoli nei confronti dei tifosi. Intanto lunedì i corallini dovranno vedersela a Liguri con il Pescara. Diretta TV sulla Rai.